Signori, Funko Fusion, per tutti gli amanti e per tutti i collezionisti che si tengono miriade di queste scatoline con questi pupazzetti all'interno, belli pucciosi, belli carini, e la gente li tiene all'interno, o li mette in esposizione, poi nella cantina, che cos'ha? Tutte le confezioni, ma non le confezioni chiuse bene, perché all'interno c'è la plastica. Voglio dire, dobbiamo collezionarli bene, no? Quindi, oltre allo spazio dei ripiani di questi menaggi a trois, anche la cantina, anche il garage, eventualmente pieno di confezioni vuote. Ok? Storia di vita vissuta. Qualcuno sarà così. Ok. Allora, vogliamo vedere il gioco invece che li rappresenta? Vediamo un pochino che cosa si sono inventati. Perché questo è un brand che attira, ma tanto anche. Allora, tutti sono fan di qualcosa. Esattamente. Allora, questi non sono disponibili. Io prendo Claire Deering. Ok. Vuoi scegliere questo mondo? Non so che cosa, che cavolo sto facendo. Però andiamo. Allora, lei, tutta bitorzoluta, viene fuori dal pacchetto promozionale. Aspetta, ma si spara. Qua il controller è una merda oggettiva. Ok, no, andiamo col mouse. All'interno... Ah, posso cambiare il personaggio? Tirare fuori lui, ok. Vediamo. E ognuno di questi, per esempio, questo c'ha un bel pompazzo da pazzi. Mentre se torniamo a Claire, c'ha, sì, diciamo un fucile d'assalto, una roba del genere. Ok, allora in questo mondo qua c'è un ascensore gravitazionale, ma sicuramente non mi fa andare. No, non mi fa andare di sopra. C'è una macchinina. Attenzione, voglio andare sulla macchinina. Sulla macchinina. A quanto pare non mi fa andare. Pessimi, pessimi. Volevo andare sulla macchinina, già fare scorazzare così. Allora, qua mi stai dicendo che vado al piano di sopra? Benissimo. Allora, al piano di sopra ci sono un po' di scatoline promozionali in miniatura. C'è un forno per infornare bene tutta la gente brutta e cattiva. Attenzione, c'è la security. E c'è... Oh, grazie al cielo sei qui! Mi chiamo Foxo! Oh là là! La fabbrica è stata invasa da strane creature viola che mi hanno catturato! E posso sparare lucchetti per liberarti. Ok. Vieni fuori, ragazzo! Niente, non c'è di che, eccetera, eccetera. Grazie per avermi salvato, ma non vedo il tuo nome. C'è qualcuno con la scatola che dovrei conoscere? Che cazzo sono io? Non so chi sono. Ah, c'è un altro qua, bello metalloso. Usa questa scatola per cambiare il personaggio. Questo l'avevo già capito, per esempio. Cambio con lui. Lo sappiamo già, ma posso spararti? Non mi dici niente. Si spara allegramente, ok. Sei tu, che bello rivederti. Ok, ma chi ti conosce? Chi ti conosce? Aspetta, hai sentito? Oh no, sono tornati. Chi? Sono tornati i cattivoni zozzi? Ci sono dei cattivoni. Cattivoni. Li spariamo, li... Ehi, mi tirano della melma di colore discutibile. Ehi, che suma ne è? Ok, li andiamo ad analizzare. Attenzione che spuntano letteralmente dalle fottute pareti, anche loro. Ok, quindi da questi bauli arrivano i merdoni che mi vomitano addosso. E io li analizzo rettalmente, di tutto punto, no? Attenzione, questo è quello più spisso. Attenzione che vi vado contro. E c'è anche l'attacco melee. E là là. L'attacco melee. Posso cambiare personaggio nel frattempo? Del combattimento? Ah, c'è ancora qualche sifoso. Ti ripigli, ragazzo? Ma no, non ti hanno toccato di striscio. Io sei mezzo morto. Grazie al cielo. Prendi una soda per recuperare la soda. Allora, prendo una soda. Prendo sta soda. Prendi la soda. La equipaggi. Com'è l'equipaggio? Prendo la soda. La soda. No, l'equipaggio, la soda. Come la equipaggio con C? E poi me la bevo. Aspetta. Dai, allora, com'è che... Ah, con F? Ah, me la calo giù. Soda prestigiosa. Quindi mi curo con ste bevande, con ste americanate terrificanti. Benissimo. Dopo che ho fatto sto casino, ragazzo, sembra che avremo bisogno di un fusibile. Ovviamente ce n'è uno nella mia cabina, ma è troppo in alto. Ma quello lì sopra?
Aspetta qui, quel fumo viola è sparito. Ah, dopo che abbiamo sconfitto i plasma monelli. Che cazzo? Forse quei forzieri contengono qualcosa di utile. Ah, apriamo, tiriamo a calci la roba. E ci sono ste zuffolate qua. Queste cose. Ah, aspetta, questo cos'è? La chiave. Vado a mettere qua. Ok, inserisco cosa all'interno? Una protoparte del tappeto elastico. Tappeto elastico? Ah, per rimbalzare. E raggiungere posizioni elevate, eventualmente. Quindi ce ne saranno altri questi menaggi. Devo aprire tutte le casse? Ci sono un po' di questi points, di questi cristalli del cuore. Questo. Butto all'interno la ciao. La inseriamo all'interno. Ok, allora... sarà, la terza sarà qua. Tac. Aspetta che prendo sto cristallone di cristallo di luna qua. Tac. Puta all'interno. A quanto pare sto coso serve per forgiare roba. Tieni premuto. Tappeto elastico. Crea grade. Ah, ci saranno progetti vari. Bel tappetino elastico per fare i salti in allegria. Perfetto. Ah, esce dallo scomparto. Magari potevano simulare anche l'inceppamento, no? Si inceppava, io tiravo due cazzotti. Allora, la posizioniamo lì. Che significa? Che saltello così. Quindi prendo il fusibile. Lo attacco qua. E tengo premuto. Apriamo il portone in questa mega stanza. Attenzione, la cinematica. Quindi tutta questa è la fabbrica di Funko. Tutti in allegria si ritrovano, belli arzilli e pimpanti. Allora, vediamo qua. Spariamo un po' di gente. Beh, le robe si distruggono, eh. Però, aspetta, che mi sto spostando io. Allora, questo qua, che cosa mi dice? If you jump... beh, ma scusa, perché il resto in inglese questo? Ok. Qualche cosa in inglese, qualche cosa no. Qua è dove eravamo prima, sotto. Qua non ti parlo, non ti parlo. Vediamo il manager che cosa mi dice. Ah, ci picchia! Sta succedendo qualcosa di veramente molto strano. Questo plasma viola ha infettato ogni Wonder World, perfino il tuo. La cosa peggiore è che non sappiamo nemmeno da dove viene. Quindi parte un'altra cinematica. All'improvviso esce fuori l'impossibile. Fra cui uno stramega merdone, bello bavoso, pieno di patafix di colore discutibile. Assorbe tutta la maranza nel circondariato. Diventa un infame di dimensioni epocali. Attenzione, il tamarro di turno. Allora, il tamarro... ma non è... no, non è cattivo lui. Dopo tutti questi anni intrappolato tra le crepe del Wonderworld, sono finalmente libero. Anche se mi ritrovo confinato in questa cosa deforme dagli occhi spenti. Immagino che dovrò darmi un nome. Non sono proprio Freddy, ma sono alquanto malvagio. Forse potrei chiamarmi Eddie. Beh, allora, dov'è quella corona? Aspetta, questo qua non me la dice giusta. Praticamente la volpina. Oh no, assorbe la volpina e l'ha scheletrificata. Ma porazzo. Oh, balissimo. Allora, attenzione, arriva Iron Man, che si prende un equipaggiamento da pazzi e gli dà una legna da far schifo. La madonna. Qui non si è fatto niente. Addirittura con la testa. Sì, vabbè. Scendi dal piedistallo, gli dice. Si spargono pezzi di corona in giro, che saranno delle robe che noi dovremmo collezionare nel gioco, non pare. La principessa indossa la corona. Assorbe addirittura sopra il cadaverino. Oh no, è diventato un foxino terrificante. Lui con l'altro con mezzo scheletro, mezzo...
Attenzione, c'è. Ah, subito la boss fight. Madonna, che palle il controller che si muove. Allora, che cosa devo fare qua? Avrà dei punti focali. Attenzione che fa sta merdata. Lo sparare nell'occhio. Qua sta roba non so cosa sia. Attenzione a questa roba. Qua sparo, sparo nell'occhio. Ah, posso prendermi sti... Ah, questi li devo raccogliere. Aspetta, tac, evitiamo sto merdone. Questi quindi. Attenzione. Dai, no. Ah, arrivano gli scagnozzi. Devo caricarli. Allora, questo lo prendo a pedate. Sta vibrando da far schifo sto cazzo di cosa. Allora, gli sparo nell'occhio come al solito. Gli sparo al cuore. Ricarica, è veloce, salto. Qua sgancia. Le robe. Te pallonzole. Aspetta, che faccio fuori anche gli scagnozzi. Che mi prendo un po' di sta pallonzole. Fuori dalle balle. Carica. Attenzione, carica 30. Cosa accade adesso? Piano a questo, schiaffi. Bravo. Evita, tac. Attenzione, si attiva non so che cosa. Non so che cosa ho attivato, cosa serve sta roba. Ci fate una cinematica così a stima. Ok, un liquido miracoloso. Entra negli ingranaggi e va a forgiare il supereroe Mecha Freddy. Super gigantorme. Adesso lo scontro è alla pari. Mentre questi due si danno gli schiaffi. Dobbiamo sparare la corona. Sparo la corona. Aspetta, non capisco più un cazzo. Intanto arrivano gli scagnozzi. Intanto mi dà ste gemmine e ste cose. Io sparo, Devo sparare a lui. O devo fare qualcos'altro? Cinematiche che all'improvviso così. Ok. Allora è sceso via. Lui ritorna nella sua scatola. Va di nuovo nel ripostiglio. Lui è. Come lo curano sto qua? Ah, ritorna dentro la sua scatola e quindi viene rigenerato. Non viene rigenerato. Non preoccuparti per me, è solo un graffio. Tanto un graffio non mi sembra. Ma povero il mio Foxo, Eddie l'ha trasformato in quel qualsiasi cosa fosse. Allora, alla fine la corona ha diviso la sua essenza in tante copie, quindi significa che lui può essere fermato. Devi solo trovare abbastanza corone. Classico. Cioè, non mi sarei aspettato diversamente. Sbrigati adesso, torna nel tuo mondo e trova quelle corone. Quindi, allora, qua c'è la chiave. Prendo la chiave. Andiamo a vedere che cosa ci aspetta, Tuo mondo, non so cosa significa. Ci saranno una serie di multiversi. Boh. Entro all'interno. Dove vado? Sotto? Sa che devo scendere. Ritorno nel mio mondo, ma passando di qua. Ah, c'è un portale. Portale. Cos'è sta roba? Usa questa postazione per raggiungere il tuo mondo. I tuoi vinili verranno inviati ogni volta che prendi una corona dorata. Ah, ok, qua. Quindi avrò delle corone, magari specie di valuta per comprare robe. Allora, da qua com'è che torno al mio mondo? Qualsiasi cosa sia. Allora, se faccio così. Inizio. Siamo nel mondo di Jurassic Park. Ma lol. Ma cosa c'è? Snake dentro il cesso. Geni.
Sono il cattivone di turno, ovviamente. Prenderà il possesso anche di questo scheletro? Ma dai! Parco di divertimenti di Jurassic Park non si tocca! Si è trasformato in un dinosauro vero! I pterodattili vanno in ginula a devastare la gente! I velociraptor fanno il suo! Gente che perde la testa letteralmente, che viene deglutita. Questa è un'altra grande citazione, ovviamente. Questi sono i due personaggi di Jurassic Park. La testa basta riattaccarla, dai. Ok. Quindi entriamo in questo mondo qua. Ah, però c'è lei. Siamo con lei. I due di Jurassic Park. No, aspetta, sto cliccando qua. Allora, andiamo a vedere qua. Quando si apre? Ah, non vado. Allora, sono qua dentro. Posso cambiare personaggio? Claire. Proviamo Claire. Ok. E qua dentro posso... Cos'è che posso fare qua? Acquistare delle granate, per esempio. Ok, mentre qua acquisto la soda. Non ho abbastanza di quelle robe lì. Non ne ho abbastanza, quindi ciao parate. Allora, usciamo fuori. Ok. Vediamo qua. Sparo ai pterodattili. Maledetti. Fanno un bel male, sai. Allora, tiro dritto, vediamo un po' qua cosa c'è. Flaming Tiki. Pop Noodles. Si può entrare? Aspetta, poraccio, nel dubbio io sparo, Ma chi è questo? Pieno di cattivoni, ma quanta gente cattiva. Ma io ho delle abilità un pochino più dignitose. Che mi attaccano sti umani, sti dinosauri. Ah, questo devo aprirlo? Devo avere 3000. Corri, corri. Da fuori sti cosi. Ma qua arrivano orde su orde. Cioè in cielo ce ne sono 20 milioni di sti pterodattili. Attenzione a quello. Devo colpire questo. Aspetta, sta dormendo. Forse devo accedere all'Innovation Center. Ragazzi, non scartare tra i maroni. Blam. Qua posso andare. Mi manca la ciao, porca vacca. Cos'è questo? Proviamo. Ologrammi che non servono un cavolo. Mi tirano anche le granate. Mi prendo questi. Ah, c'è la chiave. C'è la chiave. Aspetta, molla. Mi prendo... Veloce però, mi prendo sto coso. Corri, corri ragazza, corri ragazza. Madonna, ma che è? Sta chiave pesa un centinaio di chili. Ma non serve la chiave qua. Non è la chiave che... Non è quella chiave che... Ah, è un altro tipo di chiave. Ah, forse mi serve per attivare... E che vaffanculo. Allora, qua metto la chiave. Se no mi serve sta chiave. Senti, tu fai il kamikaze addirittura contro di me. Ma che cazzo. È un puttanaio praticamente. E non ho indicazioni su che cosa fare. Sconfiggi. Aspetta un attimo. Un attimo. Metto un attimo qua. Allora, sconfiggi i diloposauro prima che scappino. E dove sono? Saranno in giro per il parco. Proviamo ad andare a vedere. Eccolo qua. Ah, sono quelli che sparano la roba appiccicosa. Ok. Allora, sono un poco. Ok. Dai. Ma dai, no. Mi sono messo al centro. Aspetta, scusate, ma schermino. Porca vacca. Allora. E basta, rompere le palle.